Sigur Rós. E questo film propone l'impatto dell'uomo sulla natura e l'ambiente, mentre l'albero finale rappresenta la forza, la protezione, la saggezza, la vita eterna, un simbolo di immortalità, di bellezza, ma anche di redenzione e creazione. Questo cortometraggio ha vinto un premio che è stato poi anche presentato a Londra, al Film Festival di Londra. Ora, come sempre, noi utilizziamo il video per introdurre, la lezione e dare il tempo a tutti di collegarsi. Un attimo soltanto che, prendo le slide. Ho visto che qualcuno chiedeva se, verranno poi videoregistrate le lezioni. Sì, come sempre noi le registrazioni le rendiamo disponibili sulla pagina web che avete utilizzato per iscrivervi all'evento e questo in genere accade tra il pomeriggio e il giorno dopo del webinar. Vi ricordiamo che siamo all'ottavo appuntamento, i webinar sono in tutto 15, se avete perso i primi webinar potete sempre, appunto, come vi dicevamo, seguire le registrazioni che ormai sono disponibili. I temi che abbiamo trattato è stato diciamo, il primo ciclo che era diretto dal professor Pasquinucci, ci ha parlato un po' di quello che è l'Europa più forte del mondo, facendo particolare attenzione ai rapporti dell'Unione Europea con la Cina, la Russia e i Balcani, ma anche con l'Africa. Ora siamo, diciamo, nella seconda parte che è a cura del professore Massimiliano Montini, dove seguiremo altri temi. In particolare cominciamo oggi con il Green Deal europeo e il Next Generation EU, poi il PNRR italiano nell'ottica dello sviluppo sostenibile, poi parleremo anche di un'Europa pronta per l'era digitale. Infine, avremo due appuntamenti con le fonti di informazione dell'Unione Europea e i finanziamenti europei, tra cui anche una lezione sarà dedicata alle fake news. Durante i prossimi appuntamenti saranno coinvolti anche i funzionari dell'Unione Europea e in particolare la Direzione Generale del Centro Comune di Ricerca. Alle lezioni di Europa possono partecipare tutti i cittadini che sono interessati a questi temi. È possibile partecipare anche alle singole iniziative, ma ricordatevi che dovete registrarvi di volta in volta. Per ulteriori informazioni potete contattare i centri di Europe Direct che sono coinvolti in questa iniziativa. Che vi ricordo, siamo noi, Centro Europe Direct Roma Innovazione Operativo presso il Forum SPA. Abbiamo poi il Centro Europe Direct di Siena, dell'Università di Siena, che è anche un po' l'ideatore di questo format delle lezioni di Europa. Il Centro Europe Direct del Consorzio Universitario di Trapani, Sicilia e il Centro Europe Direct dell'Università Roma 3. L'attestato di iscrizione. In genere noi riceviamo sempre le vostre mail relative all'attestato di iscrizione. In genere vi viene inviato qualche giorno dopo l'evento, dopo l'invio di una mail da parte del nostro staff. Dopo che avrete ricevuto questa mail, dovete compilare il questionario di valutazione e solo dopo potete scaricare il certificato di iscrizione. L'attestato però viene inviato soltanto a chi ha fruito di almeno della metà delle ore di durata del webinar. Se non ricevete l'attestato di iscrizione vuol dire o che non vi siete registrati correttamente e quindi chiedete poi l'accesso la mattina del webinar tramite email. In quel caso lì per noi non è possibile inviarvi l'attestato di iscrizione. Oppure se entrate registrandovi con numeri o nomi di fantasia, oppure se utilizzate una mail differente da quelle con le quali vi siete registrati. Come vi dicevo, oggi siamo all'appuntamento numero 8. Il prossimo appuntamento è previsto il 5 maggio. Si parlerà dell'attuazione del PNRR in Italia, anche di nuovo di sviluppo sostenibile. Nella lezione di oggi avremo come relatori il professor Fabio Ferraro dell'Università di Napoli Federico II e farà da moderatore, ma anche diciamo da conclusione, il professor Massimiliano Montini dell'Università
all'Università di Siena. Il prossimo appuntamento, vi dicevo, è previsto per il 5 maggio, sempre alla stessa ora, cioè dalle 10 alle 11:30. Colgo anche l'occasione per ricordarvi che il 12 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il nuovo programma di azione per l'ambiente che durerà fino al 2030. Quindi queste slide verranno messe a disposizione sulla pagina insieme alla registrazione, quindi potete da qui ricavare il link per consultare sia la pagina web della Commissione che la Gazzetta Ufficiale. Come sempre vi ricordiamo il nostro focus web europa.formex.it, dove potete trovare tutta una serie di banche dati, tra cui quella dei finanziamenti diretti dell'Unione Europea. Se volete ricevere le nostre comunicazioni relativamente a tutte le attività che noi organizziamo, vi consigliamo di iscrivervi alla nostra newsletter, perché diciamo, diversamente da quello che succedeva prima, che noi inviavamo mail di invito a tutti, ora non, a causa del GDPR non è più possibile per un problema di riservatezza dei dati. Però se vi iscrivete alla newsletter, date il vostro consenso a ricevere le comunicazioni da noi, in questo caso possiamo inviarvi le comunicazioni relativi a tutte le attività che organizziamo come Centri Europe Direct. Vi ricordiamo che abbiamo una banca dati dei bandi, così come abbiamo la banca dati dei finanziamenti diretti. Per quanto riguarda i temi che verranno illustrati oggi, vi ricordiamo che i programmi di finanziamento che possono essere utilizzati sono quelli dell'Europa Digitale 2021-2027, ma ancora le linee dell'ambiente le troviamo nel Fondo per la Sicurezza Interna, nel programma InvestEU, nel programma LIFE, che sarebbe il programma per l'ambiente e l'azione per il clima, e anche all'interno del meccanismo per collegare l'Europa e del programma di ricerca e sviluppo Orizzonte 2021-27. Schede con informazioni più dettagliate e link ai bandi li trovate nella banca dati programmi comunitari. Per qualsiasi informazione ci potete contattare alla mail europedirect@formex.it. Vi ricordiamo che oltre a focuseuropa.formex.it noi abbiamo un focus interamente dedicato ai finanziamenti diretti che si chiama programmicomunitari.formex.it, e poi un ulteriore focus che è interamente dedicato all'innovazione digitale, che è appunto igov.formex.it. Ora vi proiettiamo un breve filmato di introduzione dell'argomento dello EU Green Deal, e dopodiché passo la parola al professor Montini per l'introduzione della lezione. Se cortesemente Ludovico ci mandi il filmato, grazie. The European Green Deal is Europe's new growth strategy. We have to act now. The European Commission has prepared three concrete actions that will offer a strong basis for the New Deal. I want Europe to become the first climate-neutral continent in the world by 2050. Real benefits include zero pollution, affordable and secure energy, smarter transport, and high-quality food. A just transition fund will leverage public and private money, including with the help of the European Investment Bank. All these will contribute to a global Green Deal. No one will be left behind. We will deliver a sustainable Europe investment plan. Our 1 trillion euro of investment would give investors confidence to make long-term decisions on environmentally responsible projects. This will mean new jobs, a cleaner environment, and a better quality of life for people. We Europeans are ready. Okay. Bene, prendo la parola. Buongiorno a tutti, sono il professor Montini. Ho il compito di introdurre il webinar di oggi. Ringrazio la dottoressa Salvi per la sua introduzione al nostro
al nostro percorso Lezione d'Europa, che è giunto a metà strada per questa edizione. Siamo alla lezione numero 8 delle 15 previste. Dalla lezione di oggi apriamo un mini ciclo che comprenderà tre lezioni sui temi dell'ambiente e della salute ovviamente della sostenibilità. Cominciamo oggi ad occuparci del livello europeo, andando ad affrontare l'introduzione al tema del Green Deal europeo e delle connessioni col tema della sostenibilità. Poi la settimana prossima ci occuperemo di PNRR più da un punto di vista quindi dell'azione che si sta svolgendo in Italia, della connessione con lo sviluppo sostenibile. Poi la settimana successiva ci occuperemo invece di tutela della salute, ma che rientra sempre in questo ambito generale, per poi continuare il nostro percorso con altri argomenti, come voi trovate descritto nelle nostre pagine, che vi invito a controllare. Ringrazio naturalmente tutto lo staff delle diverse Europe Direct coinvolte nell'edizione 2022 delle lezioni d'Europa, e il mio compito è quello in primo luogo di introdurre il nostro relatore di oggi. Poi dopo la sua relazione farò un breve intervento anche io, e poi apriremo lo spazio alle domande dei nostri partecipanti, che vedo anche oggi numerosi e che ringrazio. Quindi il relatore di oggi è il professor Fabio Ferraro dell'Università Federico II di Napoli, che ci introdurrà al tema del Green Deal europeo, delle iniziative della Commissione europea. Il professor Ferraro è diventato in questi anni un esperto di questo tema, ha già anche delle pubblicazioni su queste tematiche, e quindi gli abbiamo chiesto appunto di svolgere questa lezione introduttiva. Il professor Ferraro è un esperto del diritto dell'Unione Europea, e quindi chi meglio di lui può introdurci al tema. Lo ringrazio davvero molto, perché so che è molto impegnato, e quindi lo ringrazio di aver trovato il tempo di partecipare a questa nostra iniziativa. E quindi a questo punto cedo la parola al professor Ferraro, lo invito ad attivare l'audio e il video, e gli cedo quindi volentieri la parola. Grazie Massimiliano, grazie al professor Montini dell'invito, e ringrazio anche il Centro Europe Direct e diversi organizzatori dell'incontro. Io sì, farò delle considerazioni di carattere generale sul Green Deal e poi in una seconda parte mi soffermerò un po' sul possibile cambiamento del Green Deal a seguito degli ultimi accadimenti e quindi dell'aggressione della Russia in Ucraina. Ma vorrei partire prima di tutto proprio da questo Green Deal che rappresenta una risposta alle preoccupazioni dovute all'inquinamento, al cambiamento del clima. Gli effetti di queste preoccupazioni sono tangibili, si toccano con mano, assistiamo alla distruzione di foreste, oceani, il rischio di estinzione di 1 milione di specie. E quindi l'Unione Europea ha cercato di dare una risposta per la tutela dell'ambiente, che è rappresentata appunto dal Green Deal, questo patto europeo per l'ambiente, che pone al centro dell'agenda politica dell'Unione Europea la programmazione ambientale, con un pacchetto di iniziative per condurre l'Unione Europea sulla strada della transizione verde. Si tratta sicuramente di una svolta rispetto anche alle origini della storia dell'integrazione europea. Pensiamo che il trattato istitutivo delle comunità
economica europea non conteneva alcun riferimento alla tutela dell'ambiente e alla politica ambientale. Si considerava sostanzialmente che si confidava nella virtù della crescita economica e della inesauribilità delle risorse, visto che non c'erano preoccupazioni di ordine ambientale né c'erano organizzazioni portatrici di istanze ecologiste. Tuttavia, con una politica dei piccoli passi, pian piano la tutela dell'ambiente è entrata a far parte anche del processo di integrazione europea, è diventata via via una vera e propria politica dell'Unione Europea, fino ad arrivare appunto al Trattato di Lisbona, che dedica un intero titolo al titolo 20° della parte terza del TFUE all'ambiente, e in particolare si pone l'obiettivo, tra l'altro, dell'integrazione ambientale nelle altre politiche dell'Unione Europea. Obiettivo che ritroviamo nell'articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ma anche nell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali. Anche se questo principio è un principio più che un vero e proprio diritto fondamentale all'ambiente. Sta di fatto che sicuramente rappresenta una svolta, e via via questa politica dell'ambiente dell'Unione Europea è stata sempre più rafforzata, fino ad arrivare, come dicevo, al Green Deal, che ha cercato di imprimere una vera e propria accelerazione rispetto al passato e all'aspetto e all'approccio più prudente del passato, ponendo, come dicevo, il tema della tutela dell'ambiente al centro dell'agenda politica dell'Unione Europea. Quindi l'ambiente diventa il ruolo di motore per uno sviluppo sostenibile e anche per il superamento della crisi determinata dalla pandemia da Covid-19. E quindi questo Green Deal è un pacchetto sostanzialmente di iniziative che si propone diversi obiettivi. Quali sono questi obiettivi? Non entro il 2050 non dovranno essere più generate emissioni nette di gas a effetto serra. Una crescita economica dissociata dall'uso delle risorse e importanza poi di una serie di obiettivi, quale ad esempio la valorizzazione dell'economia circolare. Teniamo presente che quindi pone degli obiettivi piuttosto ambiziosi. Oltretutto, prima abbiamo ascoltato proprio il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e proprio nel suo discorso per la sua candidatura poneva il presidente della Commissione europea il Green Deal al primo punto del programma politico. Mi sentite? Sì, sentiamo bene. Quindi per realizzare uno sviluppo sostenibile,
si pone naturalmente un problema: che cosa si intende per sviluppo sostenibile? È un termine piuttosto utilizzato, quasi abusato, ci sono in quest'ultimo periodo, si parla molto, ci sono delle nozioni il cui significato non è chiarissimo, che vengono sempre più utilizzate, e in materia ambientale si utilizza spessissimo la parola sostenibilità, che può assumere diversi significati evidentemente e nascondere le più differenti aspirazioni. Questa nozione la ritroviamo, diciamo, in diversi documenti nel diritto internazionale, in particolare nel rapporto Brundtland del 1987, dove si definiva la sostenibilità come esigenza di rispondere alle necessità del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie necessità. E questo obiettivo della sostenibilità viene ripreso nel Green Deal, addirittura viene richiamato ben 96 volte, proprio perché viene ritenuto un punto cardine dell'azione europea per una strategia di crescita. Tuttavia, il Green Deal fa riferimento non solo a un concetto di sostenibilità ambientale, ma a diverse dimensioni, anche a quello della produttività, dell'equità, della stabilità macroeconomica, proprio perché la sostenibilità ambientale si deve anche coniugare con la sostenibilità sociale, con la sostenibilità economica. E quindi è chiaro che poi è importante che si realizzi questa convergenza tra le diverse forme di sostenibilità. E questo è proprio uno degli obiettivi primari del Green Deal. Tra poi le varie forme di sostenibilità si potrebbe aprire una parentesi sulla sostenibilità dell'energia nucleare, che in un primo momento era stata esclusa, ma poi è stata inclusa tra le possibili fonti di energia, soprattutto sotto la spinta della Commissione europea, e che rimane un tema sostanzialmente divisivo, perché alcuni stati sono contrari all'utilizzo dell'energia nucleare, altri invece sono favorevoli, e il nostro Stato è un po' in una situazione particolare, perché come ben sapete vi è stata un referendum negativo, ma anche se l'esito di questo referendum non viene considerato una scelta definitiva. E anche se andiamo a vedere poi nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, viene certificata la legittimità da parte dei singoli stati membri di determinare le condizioni per la gestione delle proprie risorse energetiche e quindi la propria scelta tra diverse fonti di energia. Teniamo presente che tra gli obiettivi del Green Deal c'è anche l'obiettivo di combattere le diseguaglianze, perché la transizione ecologica rischia anche di aumentare le diseguaglianze tra i cittadini, e quindi pone l'accento su quelle che vengono definite le 3P: persone, pianeta e prosperità. E questi obiettivi fissati nel
Green Deal sono fissati con un'indicazione puntuale dei termini, delle azioni per realizzare questi obiettivi. Quindi non sono degli obiettivi piuttosto vaghi, generici, che ritroviamo ad esempio in molti documenti anche a livello internazionale. Questo Green Deal pone invece degli obiettivi, delle azioni specifiche, dandosi come orizzonte, ad esempio, come dicevamo, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas al effetto serra, e viene prevista anche un obiettivo intermedio, vale a dire quello di ridurre queste emissioni di almeno il 55% entro il 2030. E questo impegno poi si è tradotto nell'adozione di un regolamento, proprio a dimostrazione del fatto che poi la tabella di marcia degli obiettivi fissati nel Green Deal è stata sostanzialmente rispettata. Parlavo del regolamento 2021-1119, con il quale appunto è stato stabilito questo obiettivo di azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Quindi istituzioni dell'Unione Europea, Stati membri, sono tenuti ad adottare tutta una serie di misure necessarie per dare concretezza a questo obiettivo. E sono previste delle misure concrete per verificare i progressi compiuti, per adeguare gli interventi della Commissione europea. Quindi questa è una dimostrazione del fatto che poi la tabella di marcia, questo regolamento ci consente di toccare con mano, che poi la tabella di marcia fissata dal Green Deal è stata sostanzialmente rispettata. Ci sono stati alcuni contenuti e pochi ritardi che sono dovuti essenzialmente all'emergenza energetica. E nella prospettiva dell'impatto climatico zero sono previste tutta una serie di azioni del Green Deal che riguardano diversi settori. Mi riferisco ad esempio all'economia circolare, e quindi che può offrire grandi potenzialità in termini di occupazione e quindi che riveste un'importanza fondamentale nella transizione ecologica e nello sviluppo sostenibile. Si parla nel Green Deal dell'esigenza di incentivare un'ondata di ristrutturazione di edifici pubblici e privati per contrastare la povertà energetica, cosa che effettivamente si è realizzata. Altra linea di intervento riguarda la mobilità sostenibile, e quindi l'obiettivo di ridurre le emissioni prodotte dai trasporti stradali, ferroviario, aereo e per vie navigabili. E una linea di intervento concerne anche il settore alimentare, perché anche il settore della produzione alimentare provoca inquinamento dell'atmosfera, dell'acqua e del suolo. E quindi anche in questo documento del Green Deal si prepara, come dire, il terreno
per una politica alimentare più sostenibile. Quindi questo è un'altra linea di intervento importante. E anzi, dobbiamo dire che talvolta, proprio sulla scia del Green Deal, l'Unione Europea ha cercato proprio di imprimere un'accelerazione al suo percorso verso la riduzione di emissioni inquinanti, addirittura in taluni casi anche con delle iniziative che talvolta sono apparse eccessive. Mi riferisco ad esempio alla proposta di direttiva sull'efficienza energetica degli immobili, che è stata fortemente contrastata dal nostro paese, perché la sua approvazione comporterebbe il divieto di vendita o affitto degli edifici non conformi a determinati requisiti. E teniamo anche presente che poi nel Green Deal si cerca anche di valorizzare, diciamo, delle misure che hanno ottenuto dei risultati importanti nell'ambito dell'Unione Europea. Misure che possono rivestire un'importanza centrale anche, diciamo, nei rapporti con altri paesi, tenendo presente che l'inquinamento evidentemente non può essere circoscritto, ma ha una dimensione inevitabilmente mondiale, e quindi gli obiettivi ambientali dell'Unione Europea devono essere condivisi quantomeno in parte anche da altri paesi, perché vi è il rischio che poi vi sia una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, oppure del trasferimento di produzione inquinante verso altri paesi. E quindi proprio per questo si cerca di valorizzare degli strumenti che hanno ottenuto un particolare successo nell'ambito del sistema dell'Unione Europea e che esercitano anche una, come dire, influenza sulle politiche ambientali al di fuori del contesto europeo. Mi riferisco ad esempio alla direttiva 2003/87, che ha istituito un sistema di cap and trade, cioè prevede un sistema di quote di emissione attribuite ad ogni impresa, vale a dire gli stati membri elaborano dei piani nazionali di assegnazione al fine di stabilire il volume di quote destinate a ciascun impianto. E il giudizio su questo sistema di cap and trade è molto positivo, e tanto è vero proprio anche nel Green Deal si cerca di estenderlo anche ad altri settori, in particolare al trasporto marittimo ed aereo, e tenendo presente che poi non tutti gli stati del mondo condividono gli stessi obiettivi dell'Unione Europea. Probabilmente avrete assistito al G20 di Roma, la COP26 di Glasgow, e si è visto che poi alcuni stati, diciamo, non condividono gli stessi obiettivi, non condividono la stessa tempistica nella realizzazione di determinati obiettivi. In particolare, in queste occasioni
diciamo, si sono emersi gli orientamenti contrari, ad esempio di Cina, Russia e India, che hanno rivendicato un'esigenza, come dire, di giustizia ambientale, avendo finora inquinato di meno di altri stati, anche se poi pian piano, almeno in parte, la loro posizione rigida è stata un po' smussata. È chiaro che per realizzare gli obiettivi del Green Deal ci vuole un sistema anche di incentivi, e infatti questo è stato contemplato nel Next Generation EU, che ha cercato di dare uno stimolo positivo alla tutela ambientale. E quindi i piani per la ripresa e la resilienza, anche il nostro PNRR, ha dedicato, diciamo, un'attenzione agli obiettivi ambientali. Si è previsto che a sostegno della transizione verde debba essere riservato almeno un 37% di spesa per il clima. In questo modo, quindi, sostanzialmente gli impegni ambientali vengono trasferiti dall'Unione Europea agli Stati membri attraverso delle risorse che l'Unione dà agli Stati per superare la crisi pandemica, ma all'interno di questi, diciamo, obiettivi, quelli ambientali rivestono un'importanza centrale. Stimolando anche quella che viene definita la tassazione comportamentale, vale a dire forme di intervento tributari di natura etica, morale, che hanno la finalità di incidere anche sugli stili di vita dei singoli, delle persone fisiche, delle persone giuridiche, e per indirizzare, diciamo, le attività verso priorità ambientali, abbandonando, diciamo, delle forme di sovvenzione dannose. E teniamo presente che sempre in attuazione del Green Deal è stato adottato il regolamento sugli investimenti sostenibili, il cosiddetto regolamento tassonomia, con il quale l'Unione Europea ha inteso introdurre un sistema di classificazione unificato per le attività sostenibili, proprio con l'obiettivo di orientare i flussi di capitale verso attività più ecocompatibili e realizzare così l'integrazione delle esigenze ambientali anche nell'ambito della finanza. E quindi ha stabilito in maniera uniforme questo regolamento, il significato di investimento ecosostenibile, di mitigazione dei cambiamenti climatici, di danno significativo agli obiettivi ambientali. E quindi si tratta di nozioni e nomenclature che sostanzialmente sono funzionali a definire un linguaggio comune mirato a agevolare progetti, attività economiche che hanno un impatto positivo sul clima e sull'ambiente. E quindi si tratta di un aspetto particolarmente importante. Teniamo oltretutto presente che questo il Green Deal e questa attenzione che c'è stata oltretutto nell'ambito dell'Unione Europea
al cambiamento climatico, alla realizzazione di obiettivi ambientali, ha finito per influenzare anche il nostro sistema costituzionale. Su questo apro una brevissima parentesi, perché è stata modificata la nostra Costituzione, è stata approvata la proposta di legge costituzionale che ha modificato gli articoli 9 e 41, elevando quindi la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi a rango di valore primario della Carta, richiamando l'interesse delle future generazioni e introducendo dei vincoli all'attività economica pubblica e privata in modo da non arrecare danno alla salute. E in particolare, proprio sulla scia, oltre che delle previsioni contenute in altre costituzioni di altri stati membri, ma anche sulla scia degli importanti obiettivi posti dal Green Deal e dall'Unione Europea, si è espressamente l'articolo 9, come vi dicevo, nell'ambito dell'articolo 9 della Costituzione, si è introdotto un nuovo comma che si riferisce proprio alla tutela dell'ambiente, biodiversità e gli ecosistemi. Inoltre viene prevista anche la tutela degli animali e quindi una tutela di legge statale si prevede che ne disciplinerà forme e modi, cosa che prima non c'era nel nostro sistema costituzionale. E anche una modifica dell'articolo 41 in materia di esercizio dell'iniziativa economica. Tra i vincoli dell'iniziativa economica viene espressamente indicato che non deve essere arrecato un danno alla salute e all'ambiente, e i fini ambientali vengono affiancati a quelli sociali con l'obiettivo di indirizzare l'attività economica pubblica e privata. Quindi, a mio avviso, questa approvazione, diciamo una spinta decisiva all'approvazione anche di questa modifica costituzionale, è stato dovuto anche al Green Deal, alla spinta del Green Deal, a tutto questo pacchetto di iniziative che mira ad avviare l'Unione Europea verso una transizione verde e con l'obiettivo, come vi dicevo, di arrivare a una neutralità climatica entro il 2050. Che cosa cambia c'è da chiedersi, con la guerra in Ucraina rispetto agli obiettivi fissati nel Green Deal? Quindi ci sarà una accelerazione oppure un rallentamento di questi obiettivi? Sembra che questa guerra potrebbe anche portare a degli effetti, diciamo, di accelerazione. Teniamo presente che già la pandemia di Covid-19 ha portato a una riduzione delle emissioni di gas serra e un'ulteriore accelerazione potrebbe derivare indirettamente dall'attuale conflitto in Ucraino, cioè l'obiettivo di rendere l'Europa indipendente dall'energia russa, ha accelerato le decisioni e anche potrebbe portare a una serie di obiettivi, diciamo, da realizzare in tempi più ristretti.
Tra questo vanno annoverate proprio per questo alcune iniziative che portano, diciamo, a ricalibrare determinati obiettivi e forse a dare una accelerazione. Prima di tutto c'è evidentemente l'esigenza di dotarsi di una politica per l'energia, una politica autonoma, oltre che l'esigenza di rivedere alcuni diciamo assetti anche della politica agricola comune, della PAC. Teniamo presente che nel corso degli anni c'è stata una riduzione significativa dei finanziamenti comunitari della PAC, affidandosi ai mercati internazionali e ai loro prezzi più bassi. Però proprio la crisi in Ucraina potrebbe determinare un cambiamento anche della politica agricola comune, per l'esigenza di avere derrate agricole di vasto impiego per coltivazioni, industria, settore alimentare. Ma questa situazione emergenziale dovuta alla guerra in Ucraina ha portato sostanzialmente ad adottare due diverse iniziative, diversi atti, ma in particolare ricordo e vorrei porre alla vostra attenzione questa comunicazione della Commissione europea, vale a dire la Commissione Repower, proprio per attenuare gli effetti economici della guerra e quindi per sostenere in qualche modo anche le imprese. Perché, come avrete ben visto, il rischio è che vi sia una, come dire, una gelata non solo per l'economia. E quindi c'è bisogno di mettere in campo delle iniziative. Teniamo presente che l'Unione Europea importa circa 140 miliardi di metri cubi all'anno di gas dalla Russia. E quindi con questa comunicazione ci si pone l'obiettivo di ridurre quasi di due terzi l'importazione di gas dalla Russia entro la fine di questo anno e nel lungo periodo di aumentare, come dire, la resilienza dell'intero sistema energetico. In particolare questa comunicazione Repower si poggia su due pilastri fondamentali. Uno, il primo, che pone come obiettivo la diversificazione delle forniture di gas, incrementando le importazioni di gas naturale liquefatto e da gasdotti di fornitori non russi, e dall'altro aumentando la produzione e le importazioni di biometano e idrogeno rinnovabile. Il secondo pilastro contempla la riduzione più rapida dell'uso di combustibili fossili nell'edilizia e l'aumento di energie rinnovabili. La Commissione suggerisce di creare poi una piattaforma europea congiunta per la contrattualizzazione della fornitura di gas basata su negoziati bilaterali con i principali produttori. Quindi l'obiettivo è quello di arrivare a degli acquisti e stoccaggi comuni di gas.
tenendo presente oltretutto che lo stoccaggio del gas viene considerata una infrastruttura critica e sono previste tutta una serie di cautele per fare in modo che le autorità nazionali di uno Stato membro certificano che la proprietà di queste infrastrutture critiche non sia messa a rischio, cioè che la sicurezza dell'approvvigionamento e quindi la sicurezza di queste infrastrutture non sia messa in compromessa, in discussione dalla proprietà acquisita da una o più persone di paesi terzi. E sempre in questa comunicazione si cerca di valorizzare al massimo le rinnovabili e infatti la Commissione annuncia anche l'obiettivo di pubblicare una raccomandazione per accelerare l'iter delle energie rinnovabili, per l'iter autorizzativo dei progetti di energie rinnovabili, che costituisce uno dei problemi maggiori proprio per il nostro paese, anche se poi vi è una difficoltà a breve di sostituire il gas nel breve periodo con le energie rinnovabili. Oltretutto adesso ci sono varie opzioni in campo, nell'ambito anche delle varie sanzioni e misure che sono state adottate dalla Commissione europea, dalle istituzioni dell'Unione europea. La Commissione ha presentato in data 23 marzo 2022 delle proposte proprio per affrontare i problemi del gas causati dalla crisi ucraina e in questa comunicazione vengono appunto affrontate le varie opzioni in campo, le varie possibilità. Ad esempio si prevede un modello, la realizzazione di un modello aggregatore, vale a dire un soggetto controllato dallo Stato, acquista energia elettrica sul mercato per poi metterla a disposizione di categorie di consumatori a prezzi inferiori a quelli di mercato, oppure l'introduzione di compensazioni del prezzo corrisposto dai produttori di energia, l'introduzione di un massimale di prezzo nel mercato dell'energia all'ingrosso, la fissazione di un prezzo massimo a livello europeo al quale gli operatori possono scambiare gas in tutti gli stati membri. E tra le varie opzioni si è affermato anche la possibilità dell'embargo completo dal gas russo. Sembra che in questa direzione spinga anche il Parlamento europeo. Però questo è da valutare la fattibilità, forse è più fattibile un embargo dal petrolio che dal gas. Quindi questo è un quadro di misure importanti che evidentemente finiscono anche per incidere sulla tutela dell'ambiente e sugli obiettivi fissati dal Green Deal e paradossalmente potrebbero portare anche ad una accelerazione di determinati obiettivi. Teniamo presente che poi ci sono anche altre misure di sostegno, di aiuti. Ad esempio è stato adottato un temporary framework in materia di aiuti di Stato, che è uno strumento già sperimentato per la crisi economica e finanziaria e la crisi pandemica, che oggi viene utilizzato anche per fronteggiare le conseguenze della guerra in
ucraina e che prevede tutta una serie di sostegni alle imprese che vengono a subire le conseguenze della guerra. Ma con questo mi fermo, non so se ci sia qualche domanda, possiamo dare spazio al dibattito. Sì, grazie tante al professor Ferraro per la sua bella relazione, molto, molto ampia, molto corposa e completa. Il tema è senz'altro complesso e prevede tante sfaccettature, tanti aspetti, quindi ringrazio il professor Ferraro per aver cercato di toccare tanti punti sollevati anche dall'intersezione del Green Deal con tutti i regolamenti e le decisioni che poi stanno venendo a valle di questo, perché il Green Deal poi alla fine è un grande progetto, un grande piano a valle del quale ci sono numerose diciamo iniziative politiche, amministrative e poi per quello che ci riguarda di più gli aspetti anche giuridici e quindi la nuova normativa europea che viene modificata in qualche caso con nuovi provvedimenti, in qualche caso con aggiornamenti della normativa esistente. Più c'è la grande spinta e rincorsa in qualche modo dell'attualità, no? Prima la pandemia, poi gli effetti del conflitto ancora in corso che chiaramente incidono sul Green Deal, però rispetto al quale, come ha evidenziato bene il professor Ferraro, la Commissione ha mantenuto questa linea per ora piuttosto chiara, dicendo si va avanti con gli obiettivi che ci siamo dati, naturalmente con qualche aggiustamento rispetto adesso, per esempio, alle questioni energetiche. Allora, io penso che possiamo, forse c'è già qualche domanda, adesso vado a pescare le domande. Ci sarebbe una domanda che farei subito al professor Ferraro per poi magari fare io qualche riflessione e poi magari prendere un altro paio di domande dopo. C'è una domanda di uno dei nostri partecipanti, Giorgio Cannella, che fa una lunga domanda che cerco di riassumere, sostanzialmente legata al tema del nucleare che è stato già toccato dal professor Ferraro. Cioè sostanzialmente la domanda dice: ma il fatto che la Commissione abbia detto che potrebbe includere nella tassonomia e poi di fatto ha già in parte incluso l'energia nucleare e potrebbe quindi poi finanziarla in qualche modo anche con fondi pubblici, diciamo, del bilancio europeo o comunque del sistema legato al Next Generation EU, ecco, in qualche modo è una contraddizione con l'obiettivo prioritario che l'Unione si era data con la scelta di spingere sulle rinnovabili e comunque di considerare le fonti rinnovabili come l'obiettivo prioritario rispetto al Green Deal, alla transizione energetica. Ecco, c'è una contraddizione rispetto a questo che poi si ripercuote in qualche modo anche sulla testa e sulle tasche dei cittadini, perché poi alla fine se questo viene finanziato con fondi diciamo pubblici, fra virgolette, comunque europei, i cittadini si trovano a pagare anche un costo. Ecco, come vede il professor Ferraro questa dicotomia o forse contraddizione che c'è? No, sicuramente c'è una contraddizione e una difficoltà di risolvere in modo unitario nell'ambito dell'Unione Europea questo problema, perché ci sono delle sensibilità diverse anche per motivi storici, diciamo, e anche perché ci sono paesi che già sono attivi in questo settore e invece paesi che non sono attivi. Quindi in un certo qual modo è vero che la Commissione europea certifica, diciamo, la possibilità di comprendere l'energia nucleare nell'ambito della tassonomia e quindi anche la possibilità che benefici di finanziamenti, ma si lascia poi la discrezionalità agli stati membri nello scegliere, anche perché bisogna tenere presente anche
legame di questo tema con la legittimazione democratica, il problema delle scelte. Per esempio nel nostro paese c'è stato un referendum che si è chiaramente, diciamo, espresso in senso negativo. È vero che adesso non viene considerato più un ostacolo perché si dice il quadro è cambiato, però ci potrebbe essere una volontà, diciamo, dei singoli stati di non utilizzare questa energia. È anche vero, naturalmente non sono un tecnico, però si evidenzia che l'energia nucleare di quarta generazione, quest'ultima energia, è sicuramente un'energia più, tra virgolette, sicura e anche pulita rispetto al passato. Ma il problema si pone perché i tempi delle rinnovabili sono tempi lunghi, ci sono degli iter, diciamo, autorizzativi, e poi c'è bisogno anche di proprio dei tempi tecnici per realizzare questa completa, diciamo, cambiamento, e quindi si pone il problema di prevedere delle altre forme, delle altre fonti di energia. Però sicuramente c'è una contraddizione, verosimilmente nell'ambito del sistema dell'Unione Europea rimarranno delle differenze. Mi sembra difficile imporre agli stati l'utilizzo di questa energia, quindi rimarranno delle diversità tra gli stati membri. Grazie, sì, mi sembra un chiarimento appunto che risponde bene alla domanda, alla sollecitazione, esplicitando appunto questo elemento, insomma, di complessità, potremmo dire, che la Commissione si trova a fronteggiare. Chiaramente, se posso, insomma, svolgere qualche riflessione anche io, in attesa poi magari di dare spazio a qualche altra domanda che via via vi invito a mettere sulla chat. Sì, vorrei appunto, forse anche da parte mia, fare qualche riflessione ispirata anche da quanto ha detto già il professor Ferraro, e in particolare sul tema della transizione verde o transizione ecologica. Come è stato detto già, tra le priorità della nuova Commissione europea, già espresse dalla Presidente von der Leyen nell'estate del 2020, quando era ancora una Presidente incaricata, quindi in attesa dell'approvazione definitiva della Commissione, il Green Deal era al primo posto, e al secondo posto tra le sei priorità c'era la transizione digitale. Infatti, non a caso, questi sono i due temi su cui poi si è incentrato anche tutto il sistema del Next Generation EU, cioè del grande piano di sostegno finanziario dell'Unione Europea successivo alla pandemia, che riprendeva però quelle priorità della Commissione. Su questo tema peraltro torneremo nel prossimo webinar, per cui non mi dilungo ulteriormente. Ci tengo però a sottolineare il fatto che la Commissione si è presa come impegno quello di traghettare l'Unione Europea attraverso queste due grandi transizioni, la transizione verde e la transizione digitale. Dico questo perché la transizione verde ha uno spazio fondamentale anche all'interno del sistema del Next Generation EU, lo diremo meglio la prossima volta. È previsto appunto che più di un terzo, il minimo il 37% delle risorse debbano andare alla transizione verde, per cui si pone realisticamente il problema di capire cosa sta dentro e cosa sta fuori a questa transizione verde, il che non è così ovvio e così banale, perché andando a ricostruire un po' la documentazione della Commissione espressa sia nel programma iniziale del Green Deal, sia in tutta quella ampia rete, diciamo, di documenti successivi, sicuramente emergono alcune priorità fondamentali, come già il professor Ferraro ha messo in evidenza. I tre obiettivi prioritari che già sono stati un po' citati sono, in primo luogo, quello della neutralità climatica, poi abbiamo, a mio avviso, l'economia circolare, che è il secondo punto principale, e il terzo è il mantenimento, rafforzamento
della protezione ambientale all'interno di questo quadro di crescita economica, però finalizzata ad una transizione verde oltre che digitale. Chiaramente, perché dico questo? Perché è molto inerente anche alle domande che sono arrivate e stanno arrivando, cioè la relazione fra le scelte dell'Unione Europea, ad esempio in materia energetica, e la transizione verde come super priorità dell'Unione Europea nel contesto del Green Deal. Chiaramente l'Unione Europea si è data questo obiettivo ambizioso della neutralità climatica. È chiaro che da un punto di vista logico la Commissione sa bene che parlare di neutralità climatica vuol dire spingere verso le rinnovabili e andare a eliminare tendenzialmente le fonti fossili, cominciando da quelle a più alto potenziale di emissioni di CO2 e andando più, diciamo, lentamente ad eliminare quelle che fino a qualche mese fa venivano definite normalmente le fonti di transizione, cioè il gas, che vi ricordate la battaglia molto forte dei mesi scorsi, che ha visto anche il nostro paese fra i sostenitori di questa politica, per cui il gas doveva diventare la fonte principale di transizione, tendenzialmente andando verso una spinta verso l'eliminazione del carbone e del petrolio in un tempo più breve. Questo obiettivo sostanzialmente rimane. C'è stato il grande dibattito sulla tassonomia. L'Unione Europea ha tendenzialmente trovato un accordo per andare verso l'eliminazione del carbone, e qualcuno si ricorderà il dibattito che c'è stato alla conferenza delle parti di Glasgow nel novembre scorso proprio su questa eliminazione del carbone. Chiaramente questo sistema si riferiva al primo scossone, cioè quello della pandemia. Il secondo scossone, diciamo, che è quello della guerra, apre degli scenari diversi, perché anche la Commissione Europea, proprio con quel regolamento Repower, già ha preso posizioni molto più morbide, nel senso che ha detto tendenzialmente bisogna spingere sulle rinnovabili, il gas rimane ancora la nostra fonte di transizione, però a questo punto il gas fonte di transizione subisce una crisi rispetto ai volumi di gas di cui noi abbiamo bisogno per la transizione, perché chiaramente se noi andiamo verso una eliminazione tendenziale del gas russo non abbiamo al momento adeguate fonti alternative. Avete visto che l'Italia si è mossa, come si sono mossi altri paesi, per aumentare l'importazione di gas dall'Africa con l'Algeria, con la Libia, ma adesso i volumi che noi possiamo aumentare in tempi brevi non coprono il fabbisogno che di un'eventuale riduzione improvvisa del gas russo. Le altre opzioni, tipo l'importazione di gas liquefatto dagli Stati Uniti o da altri fornitori, in parte limitato dal problema di non avere ancora abbastanza impianti di rigassificazione, e comunque volumi che arrivano più lentamente e che costano di più, perché come hanno detto molti analisti il gas russo è stata una scelta anche legata ai costi, perché comunque era un gas, lo dicono gli esperti, non certo noi giuristi, ma era un gas, dicevo, hanno detto gli esperti, di buona qualità e di costo relativamente basso rispetto a quello che si poteva trovare sul mercato internazionale, paradossalmente comprato da un paese che si riteneva stabile da un punto di vista geopolitico rispetto al Nord Africa o a altre aree. Quindi oggi noi dobbiamo gestire anche una crisi geopolitica che questo conflitto ha aperto. Il tema del nucleare è un tema molto interessante da un punto di vista ambientale. Ovviamente c'è una contraddizione su questo. È indubbio che il nucleare è una contraddizione in termini rispetto a una transizione verde, perché è vero che è una fonte che non ha emissioni di CO2, ma presenta dei rischi ambientali potenziali non trascurabili. E in paesi come il nostro, in cui comunque ci sono stati, ricordiamo, non uno ma due referendum rispetto al nucleare, è chiaro che comunque l'opinione pubblica è sempre molto attenta a questo tema, anche se si parla di nucleare di nuova generazione. In più c'è ora il ritorno del carbone. Chiaramente il carbone è anche questo una contraddizione in termini rispetto alla transizione verde, rispetto alla neutralità climatica al 2050. Però è chiaro che in tempi rapidi, se andiamo a dover sostituire il gas russo,
il carbone diventa nel breve termine un'opzione che viene presa di nuovo in considerazione. L'Italia sta parlando di non tanto riattivare, ma sfruttare al suo massimo potenziale le linee di produzione delle centrali a carbone attualmente esistenti sul nostro territorio, lo stesso stanno facendo gli altri paesi. Quindi è chiaro che c'è una contraddizione rispetto agli obiettivi di lungo termine che questa crisi energetica legata al conflitto sta creando. Bisognerà vedere se la Commissione riuscirà a trovare un equilibrio fra gli obiettivi di brevissimo termine, che probabilmente possono prevedere una riapertura rispetto al carbone, gli obiettivi di medio termine rispetto al nucleare e alle rinnovabili, e trovare quindi un bilanciamento. Al momento ci si sta muovendo un po' in ordine sparso, perché poi peraltro, come il professor Ferraro ha ricordato e come la Commissione ha ribadito anche in quel regolamento Repower, il mix energetico, la scelta del mix energetico è rimasta comunque e rimane saldamente una competenza degli Stati membri, e qui c'è un limite forte al potere di indirizzo che può dare la Commissione europea rispetto alla neutralità climatica e alla realpolitik, diciamo, delle scelte nazionali degli Stati membri, che comunque hanno competenza rispetto al mix energetico. Per cui tutto questo è un quadro di cui noi dobbiamo tenere conto quando andiamo a valutare anche le iniziative della Commissione in questo settore. Quindi ci sono cose che la Commissione può fare, ad esempio la spinta verso gli stoccaggi meglio organizzati, la spinta verso probabilmente una migliore interconnessione delle varie parti d'Europa proprio sui gasdotti, la scelta della politica dei prezzi, ma altre cose invece poi rimangono competenze degli Stati membri. Quindi questo è un quadro dove noi giuristi dobbiamo sempre forse puntualizzare, no? Il fatto che perché la Commissione non fa certe cose, perché è meno attiva, perché c'è anche un forte limite rispetto alle competenze che la Commissione ha o non ha nei vari ambiti, e all'interno dei vari ambiti ci sono situazioni diverse. Questo vale per la materia energetica, vale per la materia ambientale. Gli altri temi sono quelli che oggi abbiamo toccato meno, cioè quello ad esempio dell'economia circolare. Ecco, qui la transizione verde invece, a prescindere direi dalla crisi della pandemia e a prescindere anche dalla crisi della guerra, deve andare nelle direzioni che l'Unione Europea si è prefissata, perché qui sia la pandemia che la guerra costringono l'economia europea, come dicono gli esperti, a lavorare su filiere più corte rispetto alle filiere lunghe della globalizzazione che noi abbiamo visto fino al verificarsi della pandemia. Quindi il dover lavorare su filiere più corte vuol dire anche fare il conto con il territorio europeo, che tradizionalmente è povero di risorse naturali, e quindi deve necessariamente spingere, non solo per un motivo di economia verde, ma anche per un motivo di mancanza di adeguate risorse primarie sulle cosiddette materie prime secondarie. Quindi l'economia circolare, a mio avviso, sarà una scelta obbligata, e l'Unione Europea ci sta lavorando. Noi come studiosi stiamo cercando di capire meglio cosa si muoverà nei prossimi anni, ma questo sarà certamente un tema centrale della transizione verde. E l'altro è il tema della protezione ambientale, rispetto alla quale anche qui devo registrare un po' di ambivalenza dell'Unione Europea, perché da una parte l'Unione Europea ha detto certamente tutto il sistema del Green Deal dovrà avere questa grande diciamo visione anche di un nuovo rapporto tra le politiche europee e la protezione ambientale, una attenzione rinnovata a una riduzione dell'inquinamento e soprattutto una migliore integrazione dei diversi approcci, fare in modo che tutti gli investimenti e tutte le politiche legate al Green Deal non arrechino danni all'ambiente. Su questo si aprirebbe un tema che probabilmente toccheremo meglio la prossima volta, quando ci occuperemo del PNRR nazionale, ma sicuramente c'è questo principio di non arrecare danno significativo all'ambiente, che è il tema, diciamo, il criterio trasversale che dovrebbe funzionare come filtro rispetto ai progetti. Non è detto che sempre funzioni in modo adeguato. Su questo per ora, come dire, pongo il punto interrogativo
dandovi magari appuntamento a successivi webinar che toccheranno questi punti. Questo tanto perché mi sembrava giusto riprendere un po' questi temi per far capire che la transizione verde è una priorità dell'Unione Europea, dovrebbe andare, lo dice la stessa Unione Europea, verso anche un ripensamento dei modelli economici in un'ottica di maggiore resilienza, di maggiore sostenibilità ambientale, ma tutto questo, diciamo, deve e non può non tener conto delle esigenze dell'urgenza, diciamo, legata quindi alla crisi della pandemia, oggi alla crisi della guerra, che ha un impatto economico, energetico grave e quindi ci obbliga e obbliga l'Unione Europea anche a degli aggiustamenti delle sue politiche. Quindi questo è il quadro molto complesso, molto difficile nel quale si collocano oggi queste tematiche. Quindi questo per dare anche qualche spunto in più di riflessione. A questo punto io riaprirei un attimo il, se mi consentite, il file con le domande che nel frattempo sono arrivate e cerchiamo di dare quindi qualche risposta in più alle domande dei nostri partecipanti. Ecco, la prima è proprio su questo tema che sul quale ho già fatto io qualche riflessione, ma sentiamo anche la riflessione del professor Ferraro, cioè questa posizione, viene detto, del governo italiano che naturalmente prevede di utilizzare il carbone in parziale sostituzione del gas russo in una fase transitoria e invece, dice la domanda che ci viene posta, una certa timidezza nella promozione delle energie rinnovabili da parte del nostro governo. Qui parliamo più dell'aspetto italiano, ma chiaramente si lega a queste riflessioni. Ecco, che ne pensa il professor Ferraro di questo? Sì, sono d'accordo un po' sull'ambivalenza, su queste contraddizioni, però teniamo anche presente che ci potrebbe essere un'accelerazione, diciamo, degli eventi, perché poi le sanzioni che sono imposte alla Russia e anche, diciamo, le contromisure potrebbero essere di a breve anche di natura diversa, e quindi è chiaro che quello porta necessariamente a confrontarsi con l'emergenza e quindi ad adottare delle misure anche di natura eccezionale. Mi riferisco ad esempio al carbone. Nel momento in cui si adotta una scelta di chiudere con il gas russo, è chiaro che si pone un'emergenza e un'esigenza di far fronte, diciamo, al come sostituire il gas. Le rinnovabili non sono in grado nel breve periodo di sostituire evidentemente il gas russo e nemmeno, diciamo, l'approvvigionamento da altri paesi è in grado nell'immediato di sostituirlo. Per questo dico, ci potrebbe essere una situazione emergenziale e quindi che potrebbe portare a sospendere per un periodo, diciamo, speriamo di no, però per un periodo breve alcuni obiettivi. Oltretutto, teniamo anche presente che le contraddizioni sono ulteriormente accentuate anche dal fatto, perché ad esempio parlavamo di energia nucleare, ma l'Italia importa energia nucleare dalla Francia e quindi noi non abbiamo nostre centrali, ma ne importiamo da altri paesi. Oltretutto, la vicinanza è anche una questione, perché poi diciamo la sicurezza non è un problema confinato geograficamente soltanto in un territorio. Lo abbiamo visto, e le preoccupazioni che sono emerse in questo ultimo mese, anche ad esempio per la centrale di Chernobyl in occasione della guerra in Ucraina. Quindi questo volevo sottolineare. Ci sono tutta una serie di obiettivi importanti, però l'emergenza potrebbero
portare a ricalibrare determinati obiettivi, sia pure per un periodo di tempo limitato. E questo è un po' il quadro. Non sappiamo come diciamo si evolverà. Naturalmente tutti speriamo che prima o poi, che al più presto si arrivi alla pace, però ci potrebbe essere anche un'accelerazione, diciamo, di questa riduzione delle fonti di energia che derivano dalla Russia. Petrolio e gas, perché poi dipendiamo non solo per il gas, ma anche per il petrolio. Forse per il petrolio è più semplice poter, diciamo, utilizzare altri paesi e quindi rompere con la Russia. Per il gas invece la questione è più complessa, come leggiamo anche dai giornali. Non a caso l'Italia è tra i paesi, insieme alla Germania, più dipendenti dalla Russia, e quindi un'accelerazione, diciamo, del blocco del gas russo potrebbe portare a una sospensione, alla rimodulazione di alcuni obiettivi in materia ambientale. E poi sulle rinnovabili, lo abbiamo detto, è sempre il problema dell'iter autorizzativo. C'è proprio una raccomandazione che verrà adottata dalla Commissione europea per accelerare gli iter, per imporre gli iter e accelerare, diciamo, le autorizzazioni. C'è sempre poi il dubbio che dietro queste varie forme, diciamo, di autorizzazioni si nascondono anche, diciamo, delle forme nel nostro paese di corruzione, poi di poca trasparenza, e per questo i tempi sono talvolta più lunghi, piuttosto lunghi. Però c'è un'esigenza anche di controllo, evidentemente. Sì, ecco, grazie, perché, diciamo, la complessità qui è molta, e chiaramente è utile, come dire, chiarire anche questi vari aspetti, questi vari punti complessi. Un'altra domanda, sempre sul tema, però da un diverso profilo, sempre sul tema dell'energia nucleare, cioè uno dei nostri partecipanti pone correttamente il problema di dire, nella considerazione dell'opportunità dell'energia nucleare come produzione di energia nucleare, c'è da considerare anche il problema della gestione delle scorie radioattive, perché questa è una nota dolente per il nostro paese, che ancora è alla ricerca della soluzione rispetto alle scorie delle vecchie centrali, e questo, diciamo, apre il problema della gestione del territorio, cioè è oggettivamente difficile in un paese come il nostro, ad alta densità abitativa, alta proiezione turistica, direi, in tutte le aree del paese, per cui non è semplice individuare delle aree abbastanza lontane, diciamo, dagli abitanti e dalla vocazione turistica, dove andare a mettere questi rifiuti nucleari. Quindi questo sicuramente è un elemento che forse nel nostro paese è più forte che in altri, perché magari altri paesi hanno aree meno densamente popolate, dove magari quindi è più facile collocare. Questa è la domanda. Io mi permetto di aggiungere, poi c'è anche l'ulteriore problema del reperimento della materia prima, che anche qui comunque non è banale, perché diciamo anche l'uranio che si utilizza per le centrali nucleari è comunque una risorsa che si deve importare dall'estero, e spesso da aree insomma non necessariamente tranquille da un punto di vista geopolitico. Ecco, che ne pensa? Perché questa è una questione anche molto giuridica. Ecco, che ne pensa il professor Ferraro rispetto a questo, soprattutto rispetto alle scorie? No, condivido sicuramente le preoccupazioni, perché è chiaro, c'è un problema di controllo del territorio. Oltretutto ci sono anche nel nostro paese il problema, diciamo, è accentuato anche dalla presenza della criminalità organizzata, che è forte
sull'ancora purtroppo forte nel nostro paese, e poi dal fatto che è un paese a forte vocazione turistica, è fondamentale il turismo per il nostro paese, e questo crea dei problemi. Però si tratta di fare democraticamente delle scelte, secondo me, coinvolgendo anche, diciamo, i cittadini e il corpo elettorale. Dopodiché bisogna trarre le conseguenze delle scelte democratiche. Anche lo stesso dei pannelli, diciamo, per l'energia eolica o per l'energia solare, alcune volte sul piano, diciamo, dell'impatto anche visivo, non sono belli da vedere, dobbiamo dire, c'è anche questa contraddizione, quindi in aree turistiche possono creare dei problemi, infatti spesso gli amministratori locali sono contrari a installare, diciamo, l'energia fotovoltaica, l'energia solare o altre forme di energia. Però si tratta di fare inevitabilmente, secondo me, delle scelte democratiche. Oltretutto, teniamo presente che per il nucleare il punto è anche i tempi di realizzazione delle centrali, perché non sono dei tempi rapidi, evidentemente, per il nostro paese. Quindi sicuramente è oggetto di discussione anche questo. Non ho una risposta, diciamo, precostituita, però secondo me è importante poi coinvolgere i cittadini anche attraverso tutti gli strumenti di partecipazione per fare delle scelte. E quindi scegliere se tornare sui propri passi o confermare il divieto del nucleare eventualmente. Non può essere una decisione calata dall'alto, soprattutto per il nostro paese, a maggior ragione in presenza di un precedente referendum che ha dato un esito negativo. Quindi è chiaro, c'è questa esigenza di coinvolgere nuovamente in qualche modo il corpo elettorale nell'ipotesi in cui si decida di cambiare registro. Sì, grazie al professor Ferraro che fra l'altro in quest'ultimo intervento ha sollevato un punto importante anche da un punto di vista giuridico, cioè bisognerà contemperare, oltre a contemperare fra le varie fonti di produzione di energia, bisognerà contemperare anche tra la logica emergenziale che spingerebbe i governi a decidere tutto per decreto, diciamo. E invece la logica della partecipazione pubblica, del rispetto anche delle forme di partecipazione popolare. Questo, fra l'altro, è un elemento che ci deriva anche dal diritto dell'Unione Europea, oltre che dal diritto interno, che comunque chiede che siano rispettate anche le normative che prevedono la partecipazione pubblica e il coinvolgimento dei cittadini. E questo, su questi temi, è certamente un elemento, direi, imprescindibile, che però è chiaramente sotto pressione in momenti di logica emergenziale come quella attuale. Quindi bisognerà trovare un giusto contemperamento anche fra queste esigenze, anche giuridiche diverse, ma che comunque sono tutte tutelate a livello costituzionale. E fra l'altro poi su questo si innesta, è stato accennato anche la riforma dell'articolo 9, che ancora è necessario, insomma, capire bene che impatto potrà avere anche con il contributo della giurisprudenza della Corte Costituzionale su questi temi. Io mi scuso con i partecipanti che hanno inviato altre domande, non possiamo rispondere a tutte, comunque le domande verranno raccolte e poi girate ai relatori. Qualche domanda che è arrivata magari era eccessivamente tecnica, quindi non è purtroppo nostra competenza, ma ci saranno magari altre occasioni di approfondire le tematiche che voi avete sollevato. Terremo comunque conto di tutte le domande anche nella nostra progettazione dei futuri webinar. Quindi è comunque un contributo
importante. E sicuramente torneremo su qualche tema, l'ho detto, proprio l'aspetto più operativo legato al PNRR e all'impatto sullo sviluppo sostenibile sarà oggetto proprio del seminario della prossima settimana, del prossimo giovedì, quindi su altri temi, su quelli che non potremo toccare, torneremo senz'altro in futuro e quindi insomma senz'altro ci saranno altre occasioni di riparlare con voi. Io ringrazio davvero moltissimo il professor Ferraro per la sua veramente bella, interessante e completa narrazione di questi temi che sono veramente complessi, e quindi lo ringrazio per aver cercato di rendere intelligibile a tutte le tante sfaccettature che ci sono su questo tema veramente complesso, per averci dedicato il suo tempo. E quindi a questo punto io vi ringrazio da parte mia, oltre a ringraziare il professor Ferraro, ringrazio tutti i partecipanti, anche oggi molto numerosi, e lascio alla dottoressa Salvi la parola per un saluto finale, ringraziando appunto davvero, oltre al professor Ferraro, anche lo staff delle varie Europe Direct che rende possibile questi webinar. Grazie Massimiliano, approfitto giusto 30 secondi per ringraziarti e per ringraziare anche tutti gli altri. Oltretutto chiudo soltanto anche con una speranza, ci potrebbero essere anche delle forme nuove di energia, per esempio c'è l'energia geotermica legata al calore, fenomeni anche vulcanici in Sicilia, mi ricordo anni fa fu coinvolto su un progetto che però poi non fu autorizzato, però le nuove tecnologie, diciamo, potrebbero anche portare a nuove forme di energia. Questa può essere anche una speranza. E con questo ti ringrazio e ringrazio tutti gli organizzatori e saluto tutti. Grazie a te. Grazie. I ringraziamenti del professor Montini, voglio appunto ringraziare lo staff, i partecipanti, il professor Ferraro, ma principalmente il professore Montini che è l'ideatore di queste lezioni di Europa anche quest'anno dell'edizione 2022. Vi ricordo l'appuntamento sul PNRR della prossima settimana, dove alcuni di questi temi verranno anche ripresi. L'appuntamento è sempre per giovedì alle ore 10, dalle 10 alle 11:30 come al solito. Arrivederci a tutti e al prossimo appuntamento. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci.